Pilon recupera Pellissi e gioca la carta Marcolini al posto dello squalificato Lussiano, mentre Delio Rossi conferma la formazione anti-Palermo. In avvio i gialloblu riescono agevolmente a tenere il pallino del gioco, prendendo campo e avanzando con un fronte offensivo compatto di 5-6 uomini. La Lazio invece non riesce a trovare i giusti equilibri con Ledesma e Pandeve che restano avulsi dal gioco. La prima vera parata tocca però a Squizzi al 27esimo con il portiere Scaligero che vola a disinnescare la bomba di sinistro di Pandeve su punizione. L'episodio in qualche modo sblocca la Lazio che qualche minuto più tardi torna a farsi pericolosa con i soliti cross forti e tagliati di Oddo. All'appuntamento col pallone si presenta Mauri che trova però l'ottima opposizione di Squizzi. L'inerzia della partita è cambiata e al 42esimo c'è spazio anche per la staffilata dalla lunga distanza di Massimo Oddo, il migliore dei biancocelesti, che impegna Squizzi in tuffo. Alla ripresa del gioco il tema della partita non cambia e Squizzi si candida migliore in campo quando ancora una volta sceglie il tempo giusto per riuscire a chiudere lo specchio della porta a Tommaso Rocchi dopo una serie di pericolosi rimpalli nell'area piccola. Il Chievo prova a rientrare ma al 18esimo viene freddato. Pandev se ne va sulla linea del fuorigioco e si guadagna un calcio di rigore per il contatto in area con Scurto. Sul dischetto si presenta Massimo Oddo che spiazza Squizzi e regala alla Lazio il meritato e tanto sospirato vantaggio dopo le tante occasioni avute dalla mezz'ora del primo tempo in poi. Ai gialloblu mancano le idee ma non la qualità di giocatori come Semioli e Pellissé che al 27esimo confezionano l'occasione più pericolosa del match per i gialloblu, con Peruzzi che si fa trovare pronto a respingere sul tuffo di testa dell'attaccante Ostano. La palma di migliore del Chievo spetta però a Lorenzo Squizzi che ha ancora un riflesso assolutamente prodigioso sulla deviazione in sottomisura di Rocchi. Al 40esimo invece Peruzzi non può nulla sulla conclusione sotto porta di Godeas, ma Banti annulla per una non chiara posizione di fuorigioco che scatena la reazione irata dei giocatori gialloblu e del tecnico Giuseppe Pillon. Al terzo minuto di recupero però il Chievo deve ringraziare ancora il suo portiere che mette una pezza ad un pasticcio difensivo negando il gol a Stefano Mauri. Ci è voluto un rigore per superare l'eccellente Squizzi, ma la Lazio guadagna meritatamente i primi 3 punti del campionato facendo del 20 gol di terra di conquista e prolungando la crisi del Chievo.